Siamo qui nel comune di Ventimiglia, ma in realtà essendo molto esteso siamo vicino alla Francia, tecnicamente nella frazione Ville. che siamo più vicino alla famosa frazione un po' più conosciuta Latte, perché siamo a 3 km dalla Esatto, 3 Francia. chilometri dalla Siamo qui Francia. col professor Pierangelo Fazio. Fazio, Sì. che è conosciuto perché in tutta Europa è l'unico ad avere i frutti esotici introvabili persino in Sicilia, o sbaglio? No, Sicilia ci sono, e anzi, io ho imparato anche tanto da loro. Che zona della Sicilia fa i frutti esotici? Un po' la parte nord vicino Messina, diciamo, Ok. e però si stanno anche ampliando tantissimo, è un clima diverso. Però Però tu sopra il sei 43° conosciuto, parallelo, esatto, mandi qua, no? Cioè fuori, non c'è il nessuno. palmeto di Bordighera è niente paragonato a quello che Ah, tu hai qua, niente, niente, giusto? certo, perché non mi voglio dei bordigotti, No, perché attenzione. è il più alto, diciamo, in Europa. Senti, dimmi cos'era i frutti più incredibili che tu hai qua. I frutti più incredibili, a parte il mango, questo è il 2003, che è un mango molto resistente al freddo, il mango delle Canarie, a parte il Delle mango Canarie. delle Canarie, questo. E frutti più incredibili ho il sapote. Il sapote amariglio. Cioè tu hai sia il black che il white? Sì. No, vabbè, Il incredibile. white che... Per me può finire qua l'intervista, cioè, perché è stupenda. È venuto bene. Sì, no, no, andiamo avanti però. Andiamo avanti. Altri incredibili? Black sapote, white sapote, chico sapote. Aspetta, descrivi Chico Sapote che mi Chico sfugge. sapote è parente del mamei. Il mamei è il sapote quello grande così, quello qui. Chico sapote è il parente più piccolo. Ed Parliamo di zone originali, Guatemala, Honduras, El Salvador, Centro America. Sapote è Senti, proprio Centro dici di America. quel famoso mango che ti hanno detto un tuo amico è più buono dell'originale. È più buono dell'originale, il mango mallicca, il mango indiano, e ce n'è un altro, verde, maturo verde, però è miele. Avocado? Avocado, due varietà, bacon e l'ass, una varietà di ass. Wow, c'hai l'ass. Sì. L'ass è il top per i fruttariani, che Sì. siamo su Cosmo Fruttariano. Sì. C'è un mango Quindi ass. non bisogna più andare a Catania per pensare di No, no, poter no. avere una pianta di mango ass. E Avocado. avocado ass. Sì. Wow, wow. Sì, c'è Ah, questo. dai, dici altre cose incredibili. La passione è nata così per caso, non è nata per studio, è nata proprio per caso. Un carissimo amico dell'Ecuador, Guido, che mi ha invogliato lui, mi ha detto guarda che ce la fai. E io sono entrato in Correva questo. l'anno? 2015. 2015. Ce la fai, puliamo, qua c'era il bosco. Come vedete qua ci sono questi piante di mango, c'era il bosco. Puliamo tutto e mi ha dato una mano e poi ho cominciato a vedere queste piante che crescevano, mi ha detto ma non è E non possibile. c'erano ancora le serre? O già No, tutto? c'erano le serre abbandonate. Ecco, diciamo bene, Sì. in origine In origine mio papà coltivava qua le ed era famoso orchidee. Ed perché era era famoso perché è l'unico, stato uno dei primi in Italia a possiamo dire il primo, coltivare. dai. Diciamo Ma lo dico sì. io, dai, lo dico io. A coltivare le orchidee da fiore recinio, parliamo degli anni 70. Tecnicamente vuol dire datalea? No, 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 tagliava i fiori e vendeva i fiori. Ah, Sì, ok. sì, sì. Poi per una serie di vicissitudini, non ci sto neanche a raccontare, eccetera, eccetera, sono rimasto abbandonato per 20 anni. Nel frattempo tu ti sei laureato in agraria, in Sì, matematica e chi esatto. più ne ha più ne metta. E poi ho iniziato così, per gioco, come ti ho detto prima, a fare degli esperimenti e ho visto che maturavano i manghi, allora ho detto andiamo avanti, Vogliamo parlare proviamo. della guanabana? Della guanabana è un esperimento che sto facendo, non è ancora al top perché non è ancora in fiore, quindi vediamo cosa Però la farà. La cerimoia. cerimoia è eccezionale, la cerimoia è veramente buona, difficile la cerimoia perché ogni fiore ti devi mettere col pennellino, Wow. andare a impollinare un fiore alla volta. Alla sera devi venire qua, prendere il polline, metterlo in frigo, il giorno dopo vieni al mattino e vieni a fecondare un fiore alla volta. Che passione ci vuole per fare È questo? immensa. Non ha prezzo, è una cosa che non si può Te dire. lo saresti mai immaginato quando studiavi agraria? No, assolutamente no, assolutamente no. Io devo tanto al professor Paglietta, che è stato il mio professore e relatore della tesi,
che mi ha invogliato lui per primo, infatti la tesi l'ho fatta sul frutto della passione. E produceva benissimo, adesso ne ho 5 varietà. Ho la granadiglia gigante, ho la flavicarpa, ho degli ibridi nuovi che ho preso dagli amici siciliani. È vero che tu hai fatto anche degli ibridi tu? Sì. Originali? Sì, ho fatto degli ibridi io, tra passiflora latta e granadiglia gigante. Che possiamo dire non c'è nessuno? Sì, diciamo che c'è poca differenza, però sono un po' più dolci, un pochettino più piccoli, però sono più resistenti al freddo, perché, non lo so, per combinazione, perché ne ho fatto tanti ibridi e poi qualcuno muore, perché chiaramente io li metto poi in pienaria per vedere chi resiste di più e poter continuare, perché sennò poi... Varietà di mango quante ne hai? 12. Cioè batti anche Madeira, 5 varietà di mango, vabbè, tu ma batti Madeira. 12 però ho... Di alcune varietà. Non che Madeira non andate, a Madeira 5 varietà di mango. Sì, però ne hanno tante piante. Autoctone, eh? Autoctone. Sì, sì. No, io ho 30 piante di mango, c'ho il Gomera 3, che è questo qua che vedete. Ma Gomera è Canarie? Gomera delle Canarie, sì. Il mango delle Canarie, perché è un mango particolarmente resistente al freddo. Infatti tutti i porti innesto delle mie piante sono di Gomera. Quindi se è delle Canarie non serve tanta acqua, no? Perché là non hanno... No, infatti, sì. E poi ho il Dashiri, che è un mango indiano. E un altro mango che si chiama Pineapple Pleasure. Tu lo mangi, ti sembra di mangiare un ananas. Ah, quello a Madeira lo mangio. È una cosa meravigliosa. E non è acido? No, assolutamente. Ma i manghi non sono acidi. No, perché ananas allora sembra che è un po' male. Sì, no. E poi ho il Kensito. Kensito? Che è un mango australiano. Wow. Sono tutti esperimenti, ecco. Siamo estasiati perché noi qua del canale Cosmo Fruttariano... Stavo pensando, quindi la cerimonia, il Black Sapote. Sì. Allora, spieghiamo bene, chi è che dice per la prima volta che siamo nella conca d'Africa? Perché faccio una piccola premessa. Io, sì, in base ai miei studi, no, uno dei migliori microclimi d'Europa va da Armaditaggio a Monte Carlo. Sì. Stupidamente non ho pensato che il centro doveva essere il clima top, perché spieghiamo che le Alpi curvano e ti fanno una protezione enorme dal vento. Qua è una conca proprio, perché c'è la protezione da nord, che è dove arrivano i venti freddi, e da est, soprattutto da est, perché quando arriva il Grecale qua è freddo. Okay. Qua è protetto. Infatti Embury, i famosi giardini Embury, ha comprato lì. Sono qua. Ha comprato lì. Quindi... Però non sono caldi come qua. No, siamo un chilometro e mezzo. Parlando di raffinatezze, Sì, parlando proprio di microclima. Quindi il primo che diede il nome Conca d'Africa? Ma, questo non te lo so dire, sinceramente. Perché però non c'è detto Pino del ristorante Due Palme, sì. Che è un grande Pino. È sempre stato nominato così perché è una zona particolarmente calda e quindi ci sono delle temperature che uno dice ma non è possibile. Non so, adesso siamo a febbraio, siamo tipo Sicilia costiera? No, Sicilia è la più calda. La Sicilia sì, ma di è quanto? Calda. In media siamo sui 2,5-3 gradi, Sicilia è più calda. E i miei amici siciliani, infatti quelli che conosco, mi hanno detto che riesci ad avere i manghi in pienaria vicino a 20 miglia. Sono un po' tutti, fatti, no? Sì, sono molto contenti e appunto ho avuto dei risultati. Poi c'è anche una grande collaborazione. Mm. Io ho imparato tanto da nel loro. Nel catanese? Nel messinese c'è un grande vivaio e ho imparato tanto da questa persona e mi ha dato e continua a darmi tanti consigli su come trattare i manghi, come lavorarli, eccetera, eccetera. Ho detto catanese perché noi a Milano prendiamo gli avocado da Catania. Sì, sì, no, Catania, Messina è tutta una zona che adesso si sta sviluppando proprio in quel settore lì. Ok, mentre Pachino è più famosa per gli ortaggi, diciamo, no? Esatto. 3 chilometri dalla Francia, si risulta che c'è un fazio in Francia? Perché Monte Carlo è siamo molto alto. Allora, come calore, dici. Ci sono dei giardini privati. Sulla costa è tutto costruito in Francia, quindi non ci sono degli ambienti come questo dove uno può sviluppare una coltivazione. Ah. E so che ci sono dei giardini privati dove alcune persone hanno piantato dei manghi e so che fruttificano. Fruttifica. Un mango, due, tre, quattro. Infatti è venuto
francese tempo fa e mi disse: ah, io riesco a avere 3-4 manghi. Ho detto: quanti ne fa? La tua pianta di manghi? Un centinaio. Quindi, insomma, ci vuole una cura particolare. Ecco. Non con gli avocado sei ancora in fase di crescita? Gli avocadi non ne ho messo tanti e ti spiego anche perché. Perché l'avocado è molto buono anche al supermercato. L'AS, perché, parliamo dell'AS. Parliamo dell'AS, parliamo di tutte le varietà che ci sono. Perché è un frutto che matura quando tu lo stacchi dalla pianta. Sì, climaterico. Esatto. Mentre il mango, che arriva nei supermercati... Di quando ti cade per terra, cioè che tu sì, lo raccogli... Sì, io lo raccolgo per terra, il mango lo raccolgo si può mangiare terra. Anche la buccia. Si può mangiare la buccia, si fa bollire, fa bene per tante cose, anche un antisettico. No, nel senso che noi fruttariari quando il mango è top maturo lo mangiamo con la buccia. Sì, e quando cade è al top. Io lo raccolgo per terra ed è il giorno stesso, non lo lascio per terra 3-4 giorni. No, lo raccolgo no, per no, terra ed è al top. Proprio e siamo nel mese perfetta. Di? Normalmente siamo fine luglio, primi di agosto e vado avanti fino a novembre e dicembre. Alta stagione qua. Sì, fino a dicembre. E com'è il traffico qua nell'alta stagione? No, ma diciamo no. Che io vado con la moto, sennò sì, per con la moto. Ah, no, ma dico tutti i francesi che vengono qua alla Lidl a comprare. Ma vengono sempre. I miliardari che vengono qua a comprare la Lidl, no? Sì, ci sono tanti francesi. Senti, dici altri mesi dove di raccolta, allora, non so, giugno? Giugno ho la mela rosa, chiamata anche pomma rosa. Spieghiamola bene. Sì, è un frutto grande come un'albicocca, più o meno, una piccola. È una pomacea? No, è una... allora, si chiama Zigingium malacensis ed è della famiglia... Ah, e adesso mi prendete in preparazione. Vabbè, non era una pomacea. Non era perché noi studiamo molto le pomace, perché l'uomo nasce in Kenya, si porta dietro le pomace, in particolare la mela rossa. No, questa qua è un frutto particolare, perché è profumatissima e sa di rosa. Cioè la consistenza è detto che della mela. La consistenza della mela. Quando la sbucci, dice una mela. Comunque è durina, no? Sì, durina croccante, come la mela. Però quando la mangi... Una bella starca, no? Sì, ti sembra di avere in bocca un... fiore di rosa, perché sta di petali di rosa. Ripetilo bene che questa cosa è incredibile. Sì. Cioè non è che tu dici odori la rosa, tu proprio la assapori. Assapori. Mi sembra avere in bocca dei petali di rosa. In Italia esiste altre piante così? Sì, io penso che in Sicilia ce le hanno, certo. Sì. E qua non lo so se ce ne sono degli esemplari. Senti, possiamo dire che a livello di clima, nell'Europa continentale, solamente l'Andalusia forse è più avanti? La Spagna... L'Andalusia è proprio l'estremo sud, GBC. Sì, è la zona di Motril, dove fanno manghi in pienaria, ne fanno tonnellate. Una zona eccezionale, dove sono specializzati proprio nella coltivazione del mango e avocado. Motril e tutta la parte intorno, ha un clima molto particolare. Tu alcune piante le hai prese in alcuni vivai, mi pare, in quella zona? Allora, io ne ho preso alcune in alcuni vivai della Spagna e la maggior parte da un grosso vivaio in Sicilia. Ok, e di solito compri la pianta selvatica innestata col frutto commerciale, no? Giusto? Sì, io le prendo già innestate. Di un anno, diciamo? Di un anno, sì. Okay. Sì, esatto. E la messa a dimora d'inverno? Maggio. Messa a dimora è maggio. Inverno... Sono senza foglia o con foglia quando li metti a dimora? No, i manghi non le perdono le foglie. Wow! No, vedi, adesso siamo a febbraio. Li metti a dimora con la foglia? Sì, assolutamente. E certo. Prende? Sì. E certo, il clima è fantastico. Non li devi mettere Scusi, a Scusi, sono maggio. Abituato che... Ma non li devi mettere a marzo, aprile. Io mi ero messo a dimora, ovviamente, d'inverno, nella zona del Lazio. Lì sono senza foglia, ma mele, ma certo qua col caldo che fa, certo, pazzesco. E terreno, ti piace il terreno, la terra? La terra è una terra molto calcarea, infatti c'è una zona proprio che ti ho fatto vedere prima dove non cresce nulla, proprio perché c'è una striscia, non è... E allora come fa se è molto calcarea questo ben di Dio? Io metto tutto con cime organico. A proposito, diciamo che non sei biologico, ma sei molto più avanti, tutto è biodinamico o addirittura naturale, ad esempio qua è solo pioggia. Sì. Poi d'estate il mango deve essere irrigato perché è nel periodo di sviluppo dei frutti. Chiede molta acqua? No, scusa, l'avocado che chiede molta acqua? La cerimoia. Ah, la cerimoia. La cerimoia chiede tantissima acqua, sì. Un albero di cerimoia quanto te ne fa?
No, per far capire che Diciamo non dalla siamo. voglia che ho di impollinare. Ok, evitiamo l'albero che tu c'hai tanta voglia, un solo un albero. albero ti fa 30-40 frutti. 30-40 frutti. Sì, non sono. Non i 3-4 dei tuoi No, no, vicini, no, no? no, Che 30-40 qualche. frutti. Sì, e ne ho 30 piante di cerimonia, producono tutte. Io ho la varietà Fino Deiete, ho la varietà White, e poi ho un'altra varietà del Perù. Cioè stiamo parlando di 30-40 frutti di cerimonia, un singolo albero. Sì. Vuoi dirci un attimo, ti hanno anche intervistato personaggi della TV, blogger, chi è che ti ha Sì, è intervistato? venuto qua Canale 5, ha fatto un bel servizio, il Si dottor trova Sardella. Sì, online questo servizio. si trova, Come si chiama si la trova. trasmissione? E Speranza Verde. Speranza Sì, 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 Verde. sì. Poi hai detto che è venuto uno chef attore, no? Sì, viene a trovarmi tutti gli anni. Come si chiama Stefano un Bicocchi. che è un comico, Sì, giusto? in arte Vito, sì. In arte Anzi, lo Vito. saluto, ciao Vito. Ciao Vito, che non è il No, ristoratore. lui è un grande chef però, che ha fatto un bellissimo programma su Gambero Rosso, Ah, Vito con i ok. suoi, che Vito che non so. va per la maggiore. Che Sì, okay. Poi hai detto altri programmi che ti hanno intervistato. Repubblica TV. Repubblica Sì, TV. sì, E sì. loro, cioè, è tutto un passaparola che anche a livello Sì, anche mediatico. perché io non è che Perché non faccia. sei che c'hai la Sì, rivendita, tu c'hai, sì. cioè, è tutta passione, no? Tutta Pura passione. Sì, passione. esatto. Sì, E, sì, sì, sì. hai detto che il presidente Leone venne in visita da tuo padre per le Bene. orchidee? No, passava lì per caso con dei giornalisti, non lo so com'è andata, io ero piccolo, quindi non ricordo bene come sia Sicuramente era per messa la le cosa. orchidee, però Sì, forse. era per orchidee, mi ricordo che gli hanno dato il titolo di Cavaliere del Lavoro, cosa di cui mio padre non ne voleva assolutamente sentir parlare. Certo. Comunque, quanto è difficile fare le orchidee? Cioè, perché lui era il primo? Perché non ce l'avevano in Sicilia, per dire? Adesso io sono Allora, ignorante no, a livello mio padre era climaterico. molto amico di un conte di Milano, Ah, ok. un certo conte Maggi. Quindi vedi, Milano torna sempre, no? No, lui Noi aveva, siamo di sì, Milano. lui aveva una villa a Bordighera ed era appassionato di orchidee. Parliamo degli anni 60, primi anni 60. E per qualche motivo che io non so, perché ero bambino, quindi non posso ricordare, conobbe mio padre imparò lì a coltivare l'orchidea da E lui. perché nel resto d'Italia non c'erano? No, non erano ancora sviluppate. Qua era una zona di garofani. Qua c'erano garofani e Ah, rose, garofani e rose. ma quindi vengono anche nel resto d'Italia bene le orchidee? Sì, ma adesso Ha non. lanciato la moda a tuo padre, Mio diciamo. padre, diciamo che è stato sicuramente tra i primi in Italia, sicuramente. Da fiore reciso, come ho detto prima. E poi purtroppo l'industria del fiore è decaduta. E io mi sono girato a fare queste cose. Comunque col passaparola sembra che verranno altri VIP. Mi dicevi, non so se si può dire che verrà qualche VIP Forse dell'altra sì, sponda no, meglio, meglio, sì, francese. vediamo, 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 sì. Se qualcuno volesse scriverti un'email per curiosità botanica, non so, Me la può comunque tu sei laureato in scrivere? agraria, cioè, poi quello che Certo, conta è la scienza applicativa, non la scienza teorica, no? Cos'è certo. che, qual è la mail a cui scriverti? FASP, Firenze, Ancona, Zara, Palermo, 49 49 256 chiocciola gmail.com. chiocciola@gmail.com. C'è anche, mi pare di aver visto il tuo numero di telefono in un Sì, 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 articolo. sì, sì. Ok, non Sono lì diciamo, articolo. però chi No, no, vuole chi almeno dimostri vuole. un minimo di Sì, poter sì, sì, cercare. sì, sì, sì. Altri modi per contattarti, non so, sei su No, Facebook, no, no, che non ne sono su Facebook, non so, sono su TikTok Instagram, con non i sono su bambini di 15 anni TikTok, su TikTok, non sono su no? niente, non sono su niente. Quindi hai Passo le giornate l'email. qua, Esatto, ma esatto. no, Si può dire nessuna. che c'hai l'animo del contadino? Sì. Anche se sono insegnante, Possiamo dire la materia che insegni? insegno matematica. Come i grandi filosofi greci, no? Sì, questo è un Erano. hobby che porto avanti, sperimentale, per vedere cosa si adatta, cosa non si adatta. Tante piante mi sono morte, anche perché quando si fanno degli esperimenti c'è anche quella che non ce la fa. Ah. La serola, ho provato in pienaria naturalmente, in serra via, e non ce l'ho fatta. È stata 2 anni, poi è gelata. Ho capito. Comunque la passione tu ce l'avevi già, perché hai fatto agraria? Avevi questa passione. Non è che hai fatto agraria per Ma caso, anche perché mio padre aveva questa azienda di orchidee, e
quindi ero invogliato anche a fare degli studi attinenti al suo lavoro. Okay. E l'hai fatta a Torino? E l'ho fatta a Torino. Perché a Milano quelli di casa sai come si attirano? Dicono loro hanno la palazzina Defiant e sono i migliori in Italia sull'alimentazione. No, questo non lo so, io ho fatto a Torino, contento e di aver conosciuto degli ottimi insegnanti. E è stata una bella esperienza. Si può dire che siamo colleghi della stessa arma? Si io ho fatto il carabinieri ausiliario e tu anche, tu addirittura hai fatto la rapina. Si può dire, si può dire. Si può dire. Senti, io ti chiederei una chiusura su quello che più hai a cuore da voler dire e poi farei una ripresa sul mare. Perfetto. Allora, quello che ho più a cuore è la passione che ci ho messo. E il vedere che con tutti i sacrifici sono riuscito a ottenere dei risultati che non speravo e che le persone che mi dicevano, mi davano del pazzo. Dicevo, ma non è possibile, ma riesci a avere 40-50 frutti di mango su una piana, ma non è possibile. E invece io ho dimostrato che si può. E questi sono i risultati. Siamo a febbraio, c'è il mango in fiore. E il profumo? Ma sono un po' di mughetto, questo qua profuma poco. Questa cosa è molto importante per noi perché noi vogliamo essere anche d'esempio. Questi video non li facciamo solo per crogiolarci o per crogiolare te. No. Nel senso, provate. Nel senso che noi divulghiamo molto le cupole geodetiche, no? Come gli igloo, che sono il top a livello energetico perché la forma della cupola, per esempio il Leonardo da Vinci degli architetti, che era Richard Bach, Mr. Fuller, lui viveva in una cupola geodetica. E quindi se ci puoi vivere, figurati farci la serra, come il caldo si può accumulare. Quindi non è detto che magari un po' più distante da qua, magari nel Savonese, magari nel Genovese, o magari, non lo so, basta stare sulla costa, no? I mari piccoli ti regalano un sacco di gradi d'inverno. Ma io, guarda, ti dico una cosa, che io abito in una zona abbastanza favorevole come isolazione. Sempre a Ventimiglia? Sì, che è a 3 km da qua. Direzione Genova. Sì. Non viene niente. Però se metti una cupola giù di questo non lo so. Comunque là non viene niente. Ed è una distanza di 3 km da qua. E hai fatto gli esperimenti medesimi? Gli esperimenti, ho messo i manghi, ho messo i sapote, ho messo la lucuma, ho messo tutto. Ma non è che se diventi troppo famosa questa zona qua arrivano tutti a... Non lo so. Tanto se parliamo di differenze climatiche proprio di raffinamento. Molto sì, siamo piccoli gradi, però 0,2, 0,3 di media. Umidità. Purtroppo è quella che manca, soprattutto. Nonostante siamo proprio accanto, accanto al mare. Sì, però non c'hai un fiume, non c'hai quando un c'è letto. La fioritura della granadiglia, se non c'è umidità non allega. Non ce la fa, non va a frutto. Fa 1000 fiori, trovi poi alla fine 100 frutti. La tua opinione sul platano, secondo te la banana sudamericana, tu non la fai perché dici la vende già al supermercato sì, è una cosa molto troppo originale. E non è tanto ricercata. Ma secondo la tua opinione verrebbe? Forse quasi spostandosi, non lo so. Se ti regalassimo una pianta di platano, tu uno spaziettino. Proviamo a metterla lì vicino al nespolo là sopra. Allora Silvia Liprandi si fa incarico di portare una, perché lei è la più famosa chef di platano d'Italia, che ci sta gentilmente riprendendo. E, chiudiamo sul mare? Vai tu o vado io? Vado io. Villa, 3 km dalla Francia, 20.